conosciuto nel mondo dello sport di Albenga e Imperia per la morte di Fausto Vignola, il motociclista di 37 anni che nel gennaio scorso aveva preso parte alla Parigi-Dakar insieme all'imperiese Maurizio Gerini. Vignola, originario di Pogli, si stava allenando con la sua moto insieme ad altri tre piloti nella zona di Valestrino, nell'entroterra savonese, quando lungo un sentiero sterrato si è andato a schiantare contro un albero. Nonostante l'intervento di 118, ambulanza, vigili del fuoco e soccorso alpino, purtroppo per Vignola non c'è stato nulla da fare. Il pilota, sposato e padre di due bimbe, è morto sul colpo. Una tragedia e un destino beffardo per un campione amato in tutta la Riviera. Il pubblico ministero Vincenzo Carusi non ha ritenuto indispensabile l'autopsia, ma ha disposto soltanto un esame esterno del corpo del pilota. Ora si è in attesa di conoscere la data del funerale, che potrebbe essere fissato per martedì prossimo, per salutare il pilota che alla Parigi-Dakar aveva portato in alto i colori di Albenga. Distrutto dal dolore soprattutto Maurizio Gerini, che aveva partecipato alla Parigi-Dakar e che considerava Fausto Vignola non un amico inseparabile ma un fratello. I fiori dei Carugi di Albenga, che gli avevano donato il foulard portafortuna per la Parigi-Dakar, hanno fatto affiggere manifesti in suo ricordo e dedicheranno a Fausto un momento della cerimonia di consegna della fionda il 15 aprile. Il sindaco Cangiano aveva ricevuto il campione in comune lo scorso 8 febbraio. Nel suo curriculum vantava la partecipazione alla Sardegna World Championship Rally Race, all'Hellas Rally nel 2016, alla Sardegna International Rally Race e al Panafrica Rally Year nel 2017, prima della Parigi-Dakar. A ricordare ai nostri microfoni Fausto Vignola è stato Franco Iannone, l'addetto stampa del team Solaris Racing di Castiglione Fiorentino, con il quale Fausto e Maurizio avevano preso parte alla Dakar. Franco, in questo momento di grande dolore, beh, intanto mandano le nostre condoglianze più sentite, chiaramente prima di tutto alla famiglia, al team, agli amici. Vorremmo solo ricordare in qualche modo, Fausto, tu forse sei una delle persone che più di tutti può farlo. Sì, è un momento veramente difficile, perché Fausto era una grande persona, ma è facile dirlo sempre a bocce ferme, dopo si sente sempre dire era un bravo ragazzo, era un bravissimo ragazzo. Fausto era veramente il prototipo della brava persona, di quella che era da considerare a tutti gli effetti una bella persona, dentro e fuori. Il ricordo che ho di lui è un ricordo di una persona meravigliosa, amava moltissimo quello che faceva, e come ti dicevo fuori onda prima, è un po' la consolazione, la magra consolazione, che sia morto facendo la cosa che più amava fare, quindi andare in moto, la sua grande passione. Io lo conobbi tanti anni fa, quando una ventina d'anni fa, quando commentavo le prime gare di enduro, e lo ribattezzai il pilota in jeans, perché aveva questi strani calzoni, no? Che richiamavano un po' dei jeans, e scherzavamo molto su questo. Allora ogni volta che mi vedeva mi sorrideva, perché era anche felice di questo pseudonimo che gli attribuì, e aveva questo sorriso, aveva due differenti tipi di sorriso. Io me lo voglio ricordare proprio così, con questo sorriso un po' infantile che si portava appresso. Io anche alla Dakar, tutte le mattine o alla sera quando arrivava, che riferivo i messaggi di sua moglie Sara, facevo vedere lui le foto delle bimbe, così come monito, no? A guidare con un po' più di prudenza, un pochino più di accortezza. E la cosa assurda, appunto, Franco, che questa Dakar è una gara massacrante, pericolosissima, impegnativa, e poi così l'assurdità di andare invece a morire a casa in un sentiero conosciutissimo, praticato più volte a Valestrino. Sì, è una tragica fatalità, Andrea, una tragica fatalità. E sai, quando corri la Dakar, una gara così, così impegnativa, così dura, così selettiva, con questi ampi spazi, terreni di gara molto particolari, dalle diverse condizioni di terreno e anche di meteo, perché in Bolivia era salito fino a 5.000 metri con la moto, guadi di tutto, e sai, corri
sempre con questo timore, no? Di riuscire a farcela, arrivare in fondo. È una costante della Dakar. Mai più vai a immaginare che in una sessione di allenamento come tante altre, perché si stava impegnando veramente molto. Io, non più tardi dell'altro ieri sera, dell'altro ieri notte, con Maurizio, suo fedele compagno di tante avventure, con il quale ha instaurato un rapporto veramente fraterno. Hanno fatto il pizzo d'Ormea, erano saliti notturna, proprio per temprare anche un po' il fisico e anche la mente, in vista proprio del prossimo imminente appuntamento, che era questo Rally del Merzouga in Marocco, che si corre dal 15 al 20 di aprile. E si stava appunto dedicando a questa cosa. Poi è sceso da lì, non contento, ha voluto salire in moto e proseguire questa sua sessione di allenamento su queste strade, su questi sterrati, su queste mulattiere della nostra Liguria, all'interno di Toirano, proprio a Balestrino. E niente, la dinamica è una dinamica di tipo motoristico. La moto che ha scodato in questa discesa, in questo tratto in discesa nel bosco, l'ha scartato prima a destra, poi a sinistra, e lui ha urtato violentemente contro un albero. E niente, questo ha urtato lo sterno così in maniera molto, molto forte. E caduto a terra, poi i suoi tre amici con cui si stava allenando hanno visto subito che la situazione era grave, quindi hanno chiamato subito i soccorsi e nel frattempo hanno cominciato una rianimazione. Di fortuna, che è proseguita per una mezz'ora, e a tratti sembrava che il cuore riprendesse, poi invece si sono dovuti piegare all'evidenza, alla triste evidenza. E poi hanno raggiunto i soccorsi, la zona che era sostanzialmente impervia, e poi nulla. Poi l'abbiamo portato giù. E vederlo lì nel bosco, in questo sacco, vi assicuro che è stato un momento veramente molto difficile. Non voglio ricordarlo in quel modo, piuttosto come una delle belle tante immagini che ci hanno accompagnato in questi periodi di festeggiamenti anche nel dopo Dakar, come l'immagine alle nostre spalle, che ricordo di quella prova speciale sull'oceano, quando disse di aver visto questo strano animale che era sulla spiaggia adagiato. Non capiva se fosse un cane, era senza zampe, era una cosa strana. Poi si avvicinò e scoprì che era un leone marino. Abbiamo riso molto su questa cosa. L'abbiamo raccontata a più riprese nel corso appunto di questi incontri, di queste serate, di queste feste. Aveva acquisito la giusta popolarità e che si era meritato, che si era guadagnato correndo questo rally più duro al mondo. E ho fatto tutto il possibile per poter fare emergere un po' questa sua bella immagine. Aveva una bella facciotta, divertente, allegra. Era veramente una bella persona. Alla sera al bivacco non perdeva mai il buon umore. Io cercavo di fare tutto il possibile perché non prevalesse la stanchezza. E la cosa che mi ha sorpreso in più occasioni, l'ho detto, di quanto fosse forte Fausto, anche fisicamente, di quanto fosse allenato, così come Maurizio del resto. Ma lui, che aveva anche un fisico decisamente più prestante rispetto a Maurizio, mi sorprendeva il fatto di vederlo arrivare in fondo la sera dopo tappe estenuanti di 7, 8, 900 km, e ne aveva ancora. E io dico: ma non sei stanco? Ma non hai... Sì, no, però sto bene, sto bene, sto bene. Diceva: sto bene. E niente, questo è. Tra l'altro, stamattina e in questi giorni, anche già da ieri, sono in continuo e costante collegamento con Castiglione Fiorentino, la base del nostro team, dove, come tu sai, è la città che ha visto nascere Fabrizio Meoni, un altro grande. E in tanti laggiù stanno associando quella tragica perdita di Fabrizio Meoni a questa nuova di Fausto Vignola. E insomma, che dire. Non c'è altro da dire. Grazie Franco. Grazie a voi, grazie a tutti e grazie a tutti gli amici, i sostenitori e i tanti fan che ci hanno seguito, che lo hanno seguito, che l'hanno amato. Continuate a ricordarlo così come
come lo avete visto, perché lui era veramente così, come lo avete visto. Non aveva una maschera, era semplicemente lui, Fausto. Grazie a tutti.